Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la sanità, botta e risposta sul caso del project financing per il nuovo ospedale di Chieti. Da un lato c'è il presidente della commissione di vigilanza della regione Abruzzo, Mauro Febbo, che parla di uno sperpero di denaro pubblico, e dall'altra invece l'assessore regionale alla sanità, Silvio Paolucci, difende il progetto di adeguamento ed ampliamento dell'ospedale di Chieti. Allora andiamo a seguire insieme il servizio di Francesca Romana Testi. Si discute sulla realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Chieti. Ad essere contestato da più fazioni politiche è il project financing, del costo di più di 3 miliardi di euro. Pochi giorni fa, ad accedere alle carte, è stato il presidente della commissione di vigilanza, Mauro Febbo, che ha contestato l'utilizzo di fondi per la realizzazione di una nuova ala a Chieti, quando sarebbe stato più opportuno utilizzare strutture già esistenti, come il nosocomio San Camillo di Chieti, e adoperare invece quei soldi per lavori di adeguamento ad altri due presidi ospedalieri, Lanciano e Vasto. A smentire le accuse arriva proprio l'assessore regionale alla sanità. Il presidente della commissione vigilanza dice una serie di inesattezze, per non dire sciocchezze, perché intanto lui era assessore regionale quando, senza alcuna commissione di vigilanza, senza alcun accesso agli atti, senza alcuna trasparenza, pervenne una proposta di project nell'aprile del 2014, a 2 settimane dal voto, ovvero poco prima del voto. E in secondo luogo i nostri incontri, le nostre riunioni sono talmente trasparenti da essere ogni volta pubblicate sul sito del Presidente, con verbali adeguati per quanto riguarda appunto quegli incontri e quelle riunioni. L'altra sciocchezza è questo fantomatico costo di 1 miliardo, 3 miliardi. Se i servizi costano, facciamo un esempio, 40 milioni di euro all'anno per il presidio di Chieti, moltiplicati 30 anni viene 1 miliardo e 200 milioni. Ma non è che in assenza del progetto i servizi non si fanno, cioè il riscaldamento non c'è, la luce non si paga, il lavanolo non funziona, le sterilizzazioni nemmeno. Quindi i costi dei servizi ci sono comunque a prescindere dal progetto. Terza sciocchezza: l'articolo 20 riguarda i 5 nuovi ospedali, Giulianova, Vezzano, Lanciano, Sulmona, Vasto, e un intervento su Penne. Altra storia, il project che non pesca in questi fondi, quindi le due cose sono totalmente distinte, non si accavallano e le risorse appunto non si sovrappongono. Quindi sono tre sciocchezze fatte soltanto e dette soltanto per fare un po' di fuochi d'artificio e di demagogia. Ed ora la cronaca. Paolo Russo, 35 anni, faceva il carabiniere a Bolzano. Durante un'escursione è precipitato in un burrone. Dopo 2 giorni di ricerche c'è stata la tragica scoperta. L'uomo stava per diventare papà. Ci dice tutto Daniela Rosone. Giornate di apprensione per tanti amici aquilani che il maresciallo Paolo Russo aveva ancora in città. Invece poi la tragica notizia. Il corpo del carabiniere originario di Ocre, comune dell'Aquilano, in servizio da tanti anni al 7° reggimento di Laives, è stato trovato senza vita. Il 35enne aquilano vive ormai da anni a Bolzano e, secondo le prime ricostruzioni dei soccorritori, sarebbe precipitato per decine di metri in un burrone. I familiari di Paolo Russo avevano lanciato subito l'allarme nella giornata di domenica, non vedendolo rientrare a casa. L'uomo era uscito per un'escursione ed aveva lasciato l'auto nei pressi del rifugio Gasser per giungere a piedi sino al rifugio Montevillandro, dove hanno ritrovato anche la sua firma nel registro presenza. Non è mai arrivato, dove gli amici lo attendevano per una partita di calcetto. Da quel momento nessuna notizia e 2 giorni di ricerche serrate sino al ritrovamento del corpo ormai senza vita. Nell'area si sono recati il soccorso alpino e l'Alpervendi, Sarentino e Bressanone, assieme ai vigili del fuoco volontari di Villandro. Paolo, a breve, ad ottobre, sarebbe diventato papà. Una gioia immensa per lui e la sua compagna, una trentenne di Bolzano. Un'altra vita spezzata, giovane, sulle montagne. Una persona splendida, raccontano ora gli amici, sempre sorridente e pieno di passioni. Ad Ocre, Paolo Russo, ancora i genitori e 2 fratelli, che sono stati avvertiti della tragica scomparsa. Il maresciallo aveva moltissimo il calcio, una passione che ha sempre coltivato, tanto che pochi mesi fa è stato protagonista sui campi dello Sport City di Via Maso della Pieve nel torneo over 35 con la squadra del 7° reggimento. E sempre di calcio parliamo adesso, ma non di calcio giocato, perché torniamo sulla vicenda che ieri ha interessato la società dell'Aquila Calcio per IVA non versata nelle casse dell'erario. L'inchiesta è stata condotta dalla Guardia di Finanza. In una nota la società ha tenuto a precisare che non si tratta di evasione fiscale. Ci dice tutto Nuscia Rocci.
L'Aquila Calcio, dopo i 4 avvisi di garanzia di ieri, si difende attraverso una nota ufficiale. La società chiarisce che i fatti cui fa riferimento il citato provvedimento riguardano esclusivamente la società L'Aquila Calcio 1927 e i relativi debiti fiscali. È opportuno specificare che non si tratta di un'ipotesi di evasione fiscale, in quanto l'importo risulta essere stato tempestivamente dichiarato con la dichiarazione dei redditi relativa all'annualità, avendo successivamente l'Agenzia delle Entrate concesso alla società una rateizzazione trimestrale, rispetto alla quale il lieve ritardo nel pagamento di una sola rata è già stato sanato nelle scorse settimane e peraltro nei termini consentiti dalla legge e previsti dal piano di rientro. Infatti, come già in precedenza chiarito, si legge ancora nella nota, la regolarità fiscale è condizione per il rinnovo dell'affiliazione da parte della FIGC. Una volta che sarà terminata la rateizzazione con il pagamento dell'ultima rata, il sequestro sarà revocato ed il procedimento si estinguerà. Stando a quanto dichiarato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila, gli amministratori pro tempore finiti sotto indagine avrebbero coscientemente omesso il versamento dell'IVA per privilegiare il pagamento dei dipendenti e della gestione sportiva. La questione riguarda l'omesso pagamento dell'IVA che ha portato ad un sequestro di oltre 300.000 euro. A subire i sequestri per l'equivalente della somma dovuta al fisco, 4 persone all'epoca dei fatti nel consiglio di amministrazione del sodalizio, che sono finite sotto inchiesta. Corrado Chiodi, attualmente presidente dell'Aquila Calcio, Massimo Mancini, vicepresidente, Fabio Aureli, attualmente direttore generale, all'epoca dei fatti amministratore delegato, e Antonio Ranucci, attualmente amministratore unico. Ed ora la politica con il referendum di ottobre. Nella sede regionale del Partito Democratico a Pescara è stato presentato il comitato promotore per il sì al referendum Sinistra per il sì. I componenti del comitato spiegano che quello di ottobre non sarà un voto sul premier Matteo Renzi. Il servizio. Si avvicina la data del referendum e c'è attesa perché da un lato il Premier patteggia per il sì, voluto in tutti i modi, dall'altra ci sono le solite opposizioni. Allora in questo caso l'Abruzzo presenta quello che è una coalizione proprio a favore del sì al referendum. Sì, noi pensiamo che questo referendum non sia un referendum su Renzi, non sia un referendum sul governo, è un referendum per l'Italia, perché abbiamo bisogno di cambiare, abbiamo bisogno di rendere più veloci e efficienti le nostre istituzioni per risolvere i problemi dei cittadini. Quindi non si fa un referendum per votare sì o no su Renzi, ma si fa un referendum per votare sì o no al cambiamento. Chi vuole che le cose rimangano come sono può votare no, chi vuole il cambiamento deve votare sì, e noi vogliamo portare le ragioni della sinistra a favore del sì. Quali sono i punti cardine di questo referendum? Io credo la velocizzazione dei tempi legislativi con il superamento del bicameralismo paritario, che è una cosa che l'Italia aspetta da 70 anni, praticamente da dopo che è stata approvata la Costituzione è cominciato il dibattito su questo. Poi sicuramente i maggiori strumenti per la partecipazione diretta dei cittadini con l'introduzione del referendum propositivo, e poi il fatto che avremo una maggiore omogeneità, maggiore uguaglianza ad esempio sulla sanità, perché non avremo più 20 sistemi sanitari ma un sistema sanitario con una programmazione da parte dello Stato. Ed ora il lavoro con una notizia che arriva da Teramo. Sottoscritto questa mattina al tavolo delle relazioni industriali l'accordo per la richiesta di cassa integrazione straordinaria alla Atria SRL di Sant'Atto per crisi aziendale. L'accordo riguarda 179 dipendenti e avrà durata di un anno. Una inevitabile flessione dei livelli di utilizzazione degli impianti produttivi con conseguente contrazione del fatturato rispetto alle previsioni, si legge nel verbale, che è proprio fra le cause contingenti di questo accordo che riguarda la cassa integrazione. Nonostante le circostanze, la società ha ribadito la volontà di continuare ad investire nella struttura commerciale e per far fronte ai cambiamenti di mercato. La cassa integrazione decorrerà da ottobre. Prima riunione a Pescara per il comitato di pilotaggio della carta di Pescara, lo strumento messo in campo dalla Regione Abruzzo per consentire uno sviluppo sostenibile delle imprese. È stato costituito l'organismo che dovrà indirizzare le scelte tecniche di merito della carta di Pescara. Il vicepresidente della giunta regionale Giovanni Logli ha insediato il comitato di pilotaggio della carta, strumento di sviluppo sostenibile che la Regione Abruzzo ha condiviso con il mondo delle imprese, della ricerca e dell'innovazione. Questo link che si è creato tra le imprese,
tra le imprese, l'università, il laboratorio del Gran Sasso, lo zoo profilattico di Teramo, cioè il grande ed altre strutture di ricerca che abbiamo qui, è il vero passo avanti che si è fatto. Naturalmente il passo avanti successivo dovrebbe essere quello di coinvolgere il nostro target principale. Il nostro target principale non sono le università e le grandi imprese, questi sono i veicoli, no? Il nostro target principale è questo immenso sistema di piccole e piccolissime imprese. Il comitato è presieduto dal direttore generale della regione Cristina Gerardi, si è composto dal direttore del Dipartimento Lavoro e Sviluppo Economico, dai direttori dei dipartimenti interessati, da un rappresentante dell'università, del sindacato e delle imprese per ognuno dei 5 domini tecnologici. Quindi avremo a fianco a questo comitato di pilotaggio che è ristretto, avremo dei tavoli che coinvolgeranno quasi tutti quelli che poi hanno preso parte alla creazione della carta di Pescara, a cui chiederemo delle consulenze, chiederemo delle idee, delle consulenze, in modo tale che non sia un documento statico, ma che sia dinamico come è l'impresa. Ed ora una notizia che riguarda il taglio degli alberi a Pescara. Il coordinamento Salviamo gli Alberi questa mattina ha effettuato un sit-in interrompendo il Consiglio Comunale di Pescara, contestando l'abbattimento portato avanti dal Comune, che a loro dire è immotivato e sbagliato. Qualcuno la chiama la guerra degli alberi. Da un lato gli ambientalisti che protestano, chiedono di non procedere agli abbattimenti pianificati, dall'altro il comune che spiega il rischio di crolli a discapito dei cittadini. Ieri mattina il nuovo caso, gli ambientalisti denunciano il taglio di alberi sani come errore grossolano rispetto alle carte da loro stessi prodotte. Poi hanno sbagliato il 130 che non doveva essere tagliato, in mezzo ci sono degli alberi ma non ci sono vecchie aiuole, tronconi di alberi, quindi in questo caso è incontrovertibile l'errore madornale che ha fatto questa amministrazione. Noi consegneremo lo striscione di 10 metri disegnato con gli appelli dei cittadini al sindaco affinché fermi questo scempio. È irragionevole quello che stanno facendo, abbiamo dimostrato con i fatti che il comune non fa quello che fanno gli altri comuni. A rispondere oggi il primo cittadino, che ha appurato il lavoro svolto dai tecnici che, a scanso di equivoci, ieri hanno operato un nuovo sopralluogo, garantisce che le operazioni sono state tutte controllate e appurate. In via del santuario sono previsti 30 alberi da abbattere perché classificati D, cioè pericolosi. Di questi 30 alberi, 3 sono caduti per cause naturali, il che evidentemente conferma la loro pericolosità. Un ulteriore albero si è reso necessario tagliarlo in quanto, da segnalazioni dei nostri tecnici e come chiaramente visibile anche con le fotografie che avete visto prima, nessuna guerra contro le piante, nessun spirito iconoclasta, ma l'impegno di questa amministrazione a prendersi cura del verde urbano e di sostituire per ciascun albero abbattuto con 2 nuove piantumazioni. Prosegue la battaglia contro la privatizzazione del cimitero di Pianella. Non convincere i consiglieri comunali Giorgio D'Ambrosio e Gianni Filippone sono sia la modalità delineata che il vantaggio ottenuto dai cittadini. Il caso sul tavolo è quello della privatizzazione del cimitero a Pianella ed è stato esposto più di un dato per il quale ci sono forti perplessità. Allora i punti più importanti quali sono? I punti più importanti sono che comunque c'è un appalto monopolistico anche nelle operazioni per i quali comunque sono lievitate in modo smisurato delle tariffe. Volete dimostrare che è una forzatura? Concedere a un gestore del project financing l'esclusiva anche su questo significa togliere ai cittadini qualsiasi possibilità e questa è una cosa che formalmente non è possibile, quindi è sbagliata. Oltre a questo elemento, ovviamente, se io do il monopolio a un operatore gli indico anche come fare per occupare anche altri spazi e allora da qui diventa una posizione assolutamente dominante su questo mercato, non limitata alla costruzione dei loculi e alla gestione dei loculi, ma generalizzata a tutti quanti gli operatori. Allora i marmisti, i fioristi, gli operatori cioè che lavorano all'interno di questo territorio diventeranno servi di questo gestore del project financing. Qual è l'alternativa?
L'alternativa, come fanno tanti comuni, è quella di dire costruisci loculi perché ho bisogno di nuovi loculi. Bene, li gestisci. Punto. Per opporvi a questa idea di privatizzazione cosa avete fatto? Abbiamo fatto il ricorso al Presidente della Repubblica perché quando ce ne siamo accorti era già tardi e quindi il ricorso al TAR, per fare il ricorso al TAR erano già scaduti i termini. Ed ora torniamo ad occuparci di scuole. Come sapete a Teramo si tornerà sui banchi il prossimo lunedì e resta aperta la questione dell'Istituto Musicale Braga. Il CDA del Conservatorio, preso atto della inagibilità delle proprie sedi in una riunione in riunione permanente, ha inoltrato una PEC a Comune, Provincia, Regione, Prefettura, MIUR e Avvocatura dello Stato al fine di ottenere subito una sede dove svolgere la propria attività istituzionale. Questo è quanto si legge nella nota, che continua chiedendo urgenti determinazioni entro proprio lunedì 19 settembre. Il CDA confida nella sensibilità degli enti, scrive, in attesa di un immediato riscontro risolutore. Non ha riaperto per il nuovo anno la scuola elementare di Montepagano a Roseto. Il vice sindaco Simone Tacchetti spiega le motivazioni di quanto accaduto riferendosi ad una decisione dell'ufficio scolastico regionale. Il servizio di Paolo Renzetti. Non ha riaperto quest'anno la scuola di Montepagano, diversi i motivi, vogliamo un attimo spiegarli in concreto. Ma come al solito l'amministrazione comunale, così come fatto negli anni passati, ha chiesto all'ufficio scolastico regionale un'ulteriore proroga, perché ricordiamo che il plesso di Montepagano non aveva più il codice meccanografico dal 2009 ed in più quest'anno c'è stato anche un parere da parte del consiglio d'istituto che sostanzialmente diceva di accorpare le aule della scuola di Montepagano al plesso di Santa Lucia, per cui alla luce anche di questo l'ufficio scolastico regionale ha ritenuto di non dare una ulteriore proroga per l'apertura del plesso di Montepagano. Qualche disagio per i ragazzi? Ma sicuramente dei disagi ci sono stati, ma più che disagi io parlerei anche di una presa di posizione da parte del vecchio borgo, giustamente, perché si vede privata di una struttura, la prima del comune di Roseto, aperta, e quindi sicuramente è un ulteriore problema che si aggiunge a quelli già esistenti a Montepagano. Noi riteniamo comunque che una frazione per essere viva ha bisogno anche di altri interventi a medio-lungo termine che possano far sì che quei 25 ragazzi che oggi erano rimasti a scuola a Montepagano possano crescere di numero, per far sì che questa struttura possa essere anche caratterizzata per un'offerta formativa mirata, insomma, perché così altrimenti i ragazzi erano anche un po' tra virgolette penalizzati rispetto agli altri ragazzi degli altri plessi scolastici dove c'è un'offerta formativa sicuramente superiore. Restiamo ancora a Roseto degli Abruzzi. I ragazzi del Residence Felicioni verranno impiegati nell'ambito di un piano di integrazione in lavori socialmente utili proprio per il comune, nell'ambito di un protocollo fortemente voluto dall'amministrazione. Oltre 70 i giovani immigrati che saranno impegnati in queste attività. Favorire l'integrazione dei giovani immigrati presenti nel territorio di Roseto, questo è il senso del protocollo fortemente voluto dalla locale amministrazione con l'impiego dei ragazzi nei lavori socialmente utili. Oltre 70 i giovani partecipanti al progetto, che vede come partner, oltre all'amministrazione rosetana, l'associazione Savana e la New Edil. È necessario cominciare questo percorso di integrazione e stare in mezzo ai cittadini, dare un aiuto, è la cosa migliore, è proprio il modo migliore per portare avanti questo progetto di integrazione. I ragazzi che hanno aderito sono 75, quindi la quasi totalità dei ragazzi che sono ospiti. Naturalmente ci sono minori e donne incinte che non hanno potuto partecipare al progetto. I partner sono naturalmente la New Edil, che è la società che gestisce la struttura Felicioni dove sono ospiti i ragazzi, e la Savana Cultura, che è un'associazione che da anni opera sul territorio proprio di mediazione culturale, integrazione culturale, che segue già i ragazzi all'interno del Residence e li seguirà in questo progetto. Attualmente si occuperanno dello spazzamento della città. Iniziamo così, anche perché il progetto ci avrà una durata fino al 31 dicembre, un'opportunità per i ragazzi per integrarsi con la città di Roseto e un grosso valore aggiunto per la comunità di Roseto e gli Abruzzi. Nell'amministrazione c'è carenza di personale sotto l'aspetto di manutenzione, quindi la loro collaborazione
l'accogliamo a braccia aperte. Un vero progetto di integrazione, perché mette in contatto diretto i ragazzi con una parte di operai del comune attraverso il lavoro, no? Il lavoro che è molto importante, nel senso che è un valore culturale, un valore che racchiude il savoir-faire di un popolo. Quindi per me iniziare attraverso il lavoro è una cosa straordinaria. E adesso andiamo al comune dell'Aquila per un problema di fondi fermi per quanto riguarda proprio la città dell'Aquila. Questa la denuncia del consigliere Giorgio De Matteis. Filippo Tronca. Oltre 3 milioni di euro disponibili dal 2011 per impianti sportivi ad uso sociale. Fondi per il post-sisma aquilano che, denuncia il consigliere comunale di opposizione Giorgio De Matteis, ancora non vengono spesi. Una questione anche personale per De Matteis, visto che la legge regionale porta la sua firma ai tempi di quando era vicepresidente vicario del Consiglio regionale. La legge destinava all'Aquila complessivamente 4,4 milioni di euro. Ne sono stati utilizzati solo 1,4 milioni per il completamento dello stadio Acquasanta, inaugurato pochi giorni fa. Fermi invece 400 mila euro destinati ad una foresteria a servizio degli impianti sportivi del Centi Colella, 564 mila euro per lavori di ripristino del palasporte di Viale Ovidio, 1,7 milioni di euro per due strutture polifunzionali nei progetti case di Paganica e di Bazzano, 200 mila euro per case famiglia e attività di promozione sportiva. Una vergogna, tuona De Matteis, che minaccia di andare alla Corte dei Conti e rivela: la dirigente comunale Enrica De Paulis ha proposto di utilizzare questi fondi per altri progetti subito cantierabili, come ad esempio la realizzazione del palasport giapponese del Centi Colella, che procede a rilento per mancanza di fondi. Ma la giunta comunale denuncia De Matteis, non ha dato ancora risposte. Si tratta di risorse finanziarie stanziate dalla Regione su una legge presentata dal sottoscritto da me nel 2011, stanziava ben 4 milioni e 4 di risorse finanziarie destinate al Comune dell'Aquila per una serie di interventi. Di questi interventi programmati, l'unico ad oggi realizzato è il completamento dello stadio di Acquasanta, che questa amministrazione ha potuto completare grazie appunto a quelle risorse finanziarie per 1.700.000 euro. Naturalmente non lo hanno mai ricordato, perché ovviamente non gli faceva comodo. Mi aspetto anche che ci sia una chiara voce da parte del Comune e di Cialente, che naturalmente sa benissimo che ci sono queste risorse finanziarie bloccate, e mi adopererò in due sedi, una alla Corte dei Conti per verificare se esiste un danno prodotto dal punto di vista finanziario dell'erario, e in sede regionale, perché non è possibile che una città che riceve milioni di euro per interventi di questa portata non abbia un'amministrazione che abbia a cuore la necessità di utilizzarli nel più breve tempo possibile su cose utili e realizzabili. Prima di aprire la pagina sportiva, una notizia appena arrivata in redazione: un incendio si è sviluppato all'interno di un ingrosso alimentare in via Raiale a Pescara. L'episodio si è verificato nella notte, non ci sono stati feriti, il rogo è di natura accidentale ed è stato provocato da un cortocircuito ad una cella frigorifera andata distrutta. Sul posto ovviamente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Pescara. Andiamo avanti, come detto, con lo sport. Serie A in primo piano. Il Pescara prepara al gran completo l'anticipo di sabato prossimo all'Olimpico contro la Roma. Fibrillazione tra i tifosi per una gara davvero sentita. Già riempiti i primi pullman alla volta dell'Olimpico. Intanto Gaston Brugman, tra le sorprese più piacevoli di questo inizio di stagione, analizza il momento del Pescara. Ascoltiamo. Ti aspettavi così il tuo ritorno a Pescara? Sì, me l'aspettavo così. Già quando è finito l'anno scorso l'anno, volevo andare in vacanza e sapere che tornavo qua. Non vedevo l'ora di ricominciare e fare un anno come sto facendo queste prime tre partite. È questo che dice il campo, che facciamo un bel calcio, un bel gioco, però dobbiamo migliorare sulla realizzazione del gol, diciamo, di fare più le occasioni che siamo davanti alla porta, di fare più gol e ricevere anche meno gol. Magari la inesperienza che abbiamo di giocare un campionato così importante, di sapere che prima magari
ti arrivavano 5 volte e facevano un gol, ora arrivano 2 volte e ti fanno 2 gol, quindi questa è la differenza, una delle grandi differenze che c'è tra Serie A e Serie B, sbagli una virgola e ti fanno gol. Il mister sempre ha detto che ogni settimana dobbiamo dimostrare per guadagnarci la maglia di titolare, quindi penso che il mister non guarda i nomi, non guarda quello che è passato in passato e neanche la partita prima, sino che guarda durante la settimana e fa la formazione. Lui ha detto che io posso giocare più avanti, trequartista, Alberto pure può giocare lì, quindi è bello quando ci sono tanti giocatori per giocarsi il posto, perché vuol dire che cresci durante la settimana, che ti obbliga a dare il massimo in ogni allenamento. Scendiamo di categoria adesso in Lega Pro. Ieri sera il Teramo ha incassato la terza sconfitta in 4 partite da questo inizio di campionato e il primo tonfo casalingo a vantaggio del Modena, che trova allo stesso tempo le prime reti e il primo successo del torneo. La gara del Monolis ha conclamato la crisi del diavolo. A farne le spese è stato il direttore sportivo Fabio Lupo, a cui nelle prossime ore sarà revocato l'incarico, appunto nelle prossime ore arriverà l'ufficialità da parte della società del Teramo. Fiducia a tempo invece per il tecnico Lamberto Zauli, che quasi certamente guiderà il Teramo anche nella prossima trasferta a Sant'Arcangelo. Andiamo a rivivere la gara di ieri nel servizio di Andrea Costantini. Il Teramo sprofonda, al Bonolis passa il Modena, retrocesso sì, ma che si presentava in terra prutina con 0 gol all'attivo. Invece contro una squadra e un allenatore in totale confusione, i canarini trovano le prime reti, la prima vittoria. Per il Teramo la crisi è oramai conclamata, evidenti le sbandate, enfatizzate da continui cambi di modulo che non rafforzano le già scarse convinzioni del gruppo. Come nelle attese della vigilia, il tecnico Zauli torna alla difesa 3 di vivarignana memoria con il debutto di Capitagno, che completa il reparto con Caidi e Speranza, Boulevardi e Ilari interni e tridente con Jefferson alla prima da titolare, Petrella e Sansovini. Pavan è privo di Laner, fa turnover e sceglie Ravasi in attacco, ai suoi fianchi Tulissi e Schiavi. Panchina per Diachité, l'inizio del diavolo non è confortante e questa è una costante del periodo. A peggiorare le cose c'è la mancanza di un palleggiatore che è imposto in mediana. Buon per il Teramo che il Modena non stia molto meglio e non approfitti dei primi impacci. Al 21esimo Rossi ha del lavoro da sbrigare sulla conclusione dalla distanza di Giorico, respinta. A rompere l'apatia biancorossa arriva però il gol del vantaggio, improvviso. Lo firma il brasiliano Jefferson, che al 23esimo irrompe a centro area sul corner teso calciato da Sansovini. Perfetto l'impatto col piattone sinistro dell'ex Latina, che scaglia la palla appena sotto la traversa. Nulla da fare per Manfredini. La rete cambia l'inerzia della gara, anche se Zauli ritiene di dover cambiare per l'ennesima volta modulo. Il Teramo al 38esimo sfiora il raddoppio con Sansovini, il cui sinistro è violento ma non troppo angolato, e Manfredini se la cava. Ripresa con una immediata novità, Zauli inserisce l'ultimo arrivato Steffè, ma toglie Boulevardi anziché un Ilari, pesce fuor d'acqua. Il diavolo prima del tracollo va ancora vicino al raddoppio con l'inconata di Sansovini su perfetto invito di Dorazio. Manfredini è superlativo. Il tecnico canarino Pavan fa la mossa giusta inserendo basso, l'ex trapanese si piazza sulla sinistra e scardina la difesa del Teramo al 19esimo. Capitagno si addormenta e Schiavi, tutt'altro che un gigante, lo sorprende di testa, ripristinando la parità con il primo gol in campionato degli emiliani. I canarini avvertono le difficoltà del Teramo. 25esimo Ravasi incorna centralmente, sempre basso alla mezz'ora, dialoga con Giorico e impegna Rossi. Zauli gioca le carte croce e forte, ma l'unico a rendersi pericoloso a 10 minuti dalla fine è Speranza, con un sinistro dal limite deviato in corner da Manfredini. Il Modena però trova il sorpasso. Prima Schiavi è beffato da un clamoroso doppio palo, quando con un pallonetto sorprende l'uscita nella terra di nessuno di Rossi. Poi è Olivera a procurarsi un calcio di rigore, per la verità generoso, sul contatto con Scipioni. Ed è Schiavi dagli 11 metri a non sbagliare e a regalare i suoi l'1-2, che sarà anche il risultato definitivo. Il Teramo chiude in 10 per l'espulsione di Dorazio per somma di ammonizioni. Una serata nefasta per il Teramo, che sembra essersi ficcato in un pericoloso guado in questo inizio di stagione. Un avvio così era difficile da immaginare. Urge al più presto una svolta. E nel dopogara sono arrivate anche le parole amareggiate del tecnico Zauli, che si è assunto la responsabilità
di quanto accaduto in queste ultime giornate di campionato. Ascoltiamolo. Penso che la responsabilità di questa sconfitta sia del sottoscritto, è inutile che parliamo del singolo, del modulo, abbiamo cambiato un paio di volte, insomma, siamo passati in vantaggio, quindi c'era la possibilità di fare il secondo, non l'abbiamo gestito, la squadra che voleva ottenere a tutti i costi un risultato lo ottiene, non ci siamo riusciti e quindi è chiaro che prima di parlare di tante altre cose che lasciano il tempo che trovano, mi piace dire che mi sento assolutamente responsabile, le critiche me le prendo tutte, perché è giusto così, ma perché non è retorica, è perché quando uno allena e dice vedo la squadra comunque che si fa sfuggire una vittoria così, oppure prende gol dopo pochi minuti in un'altra, non mi metto ad analizzare un giocatore o l'altro, io mi sento assolutamente responsabile. Prima di morire, se c'era un'altra possibilità, sicuramente lotterò con tutto quello che ho dentro, perché è normale che sia così, perché ho fatto sport da una vita e non accetto la sconfitta. Accetto tutto questo, faccio grande autocritica e vorrò una squadra, chiunque sia, proprio adesso, proprio per me è azzerato tutto, è chiunque sia, giochi a calcio, con non bene, con determinazione, con personalità, con fame, con non presunzione. Tutto questo non lo posso assolutamente permettere in una squadra che alleno. È tutto per questa prima edizione del TG6. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata.